Gara da non perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Pochi istanti ancora al calcio d'inizio, clima sempre più rovente. Piero Gipardo e Stefano Nava nuovamente in vostra compagnia per raccontarvi l'emozione di questo match. Squadra a caccia di un risultato positivo per muovere la classifica. Sarà una gara spettacolare, almeno questo pezzo, Stefano. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Mamma mia, cosa ha fatto qui! Sissé, tocco di ritorno. Recupera la palla e fa ripartire i suoi. Alla lunga per il compagno. È in buona posizione. Grande opportunità. Straordinario il riflesso del portiere sul tentativo da pochi passi. Mi sto ancora chiedendo come abbia fatto a prenderla Pier. Mamma mia, eccezionale veramente. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Attento qui il difensore che allontana. Vediamo se sapranno ripartire dopo la sconfitta. A metri a disposizione. Non è finita. Sventa con un intervento prodigioso il portiere. Grande riflesso qui del portiere. La mette in area. La difesa la meglio e allontana il pallone. Attenzione agli ospiti, al loro attacco pazzesco, il migliore del campionato. Pallone sulla corsa. Qualcosa, più di qualcosa, qui è andato storto. Direi proprio di sì, Pierre. Non si spiega altrimenti l'errore dell'attaccante da quella distanza. Aveva tutto il tempo per inquadrare la porta, ma è riuscito incredibilmente a sbagliare. Punta l'area. Occhio qui, può far male alla difesa. Grande intervento, quasi come un gol. Pallone invitante. Prova a far partire il tiro. Palla fuori, sarà corner. Gara che si disputa sotto la pioggia e questo può in qualche modo condizionare le scelte dei due allenatori. Terreno bagnato potrebbe creare dei problemi alle due squadre che dovranno trovare in fretta le giuste contromisure. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Intervento fondamentale in area di rigore. Palla recuperata in zona d'attacco, attenzione. Prova la conclusione. Tiro tutt'altro che insidioso questo, parato facilmente dal portiere. Sissé intercetta bene il passaggio e non era facile. Buona l'idea qui. Grande intervento del difensore in area. Possibilità di contropiede. Se non ho capito male, c'è stato un calcio di rigore in uno degli altri match. Sentiamo lo studio. L'arbitro ha concesso il penalty. Grande reattività del portiere. Palla. Può far male da lì. Attenzione, il pallone lì. Intervento che vanifica. Palla in rete, 1-0.
Splendida finalizzazione, come possiamo rivedere. La messa dove il portiere non poteva arrivare. Splendido gol questo. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Sissé. Varagna metri. Gran palla qui per il compagno. Ha il pallone del pareggio. Esce e recupera il pallone. Continuano a spingere a caccia del pari. Stavolta gli è andata male. Hanno trovato sulla loro strada il portiere che si è superato e ha reagito da campione al tentativo della formazione avversaria. Fanno girare il pallone, non sembrano avere fretta nonostante lo svantaggio. Sissé. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Avanza sulla tre quarti. Sissé. Ottima visione di gioco qui. Scelgono ancora il tiki-taka. Palla interessante. Bravissimo qui il difensore che recupera. Premia la corsa sulla fascia. La traiettoria verso il centro. Attenta qui la difesa, palla allontanata. Si è fatto trovare al posto giusto qui. Giocata interessante per il compagno. Passaggio che trova bene il compagno. Pallone invitante. Regalano palla agli avversari. Gran palla in mezzo. Attenzione, la palla è lì. C'è campo per la ripartenza. Partono in contropiede, c'è spazio. Palla messa dentro. Gol giunto al termine del contropiede perfetto. Avevano l'occasione per colpire in contropiede, non l'hanno sprecata. Il gol di prima, con questa deviazione aerea vincente, ha sfruttato alla perfezione il suggerimento del compagno. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ottime qualità nel possesso fin qui. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Perdono il possesso del pallone. Sissé. Buone qualità di palleggio quest'oggi. E dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Squadra ospite che conduce adesso con 2 gol di vantaggio quando si sta per chiudere la prima frazione di gioco. E come me. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Pallone regalato agli avversari.
qui la verticalizzazione. Palla fuori, sarà corner. Buona la prestazione di questo giocatore finora. Ha avuto parecchie occasioni per battere il portiere e c'è anche riuscito in una circostanza. La mette in area. Legge bene una situazione pericolosa. C'è campo per andare, attenzione. Onda qui la lettura del difensore. Sissé. C'è l'errore, palla in fallo laterale. Bravo qui a smarcarsi. Azione insistita alla ricerca del gol, si affidano una fitta rete di passaggi, vogliono dimezzare lo svantaggio. Grande intervento del portiere. C'è stata la deviazione, sarà calcio d'angolo. Devono assolutamente riorganizzarsi, hanno bisogno di energie anche psicologiche in questo match. Palla in area di rigore. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Palla interessante nello spazio. Grande pallone verticale. Non è finita. Ecco il gol. Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta. Ha finalizzato alla perfezione, un grande contropiede. Attaccante che si è involato verso la porta e non ha fallito. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. The scorer, number 28, Elliot List. Sissé. C'è spazio per andare. Sventa un'azione davvero pericolosa. Apre profondo per il compagno. Occhio a questo lancio. E stavolta finalmente gli dice di no. Probabilmente si augura soltanto che questa partita si concluda presto. Sissé. Johnson. Recuperano palla. Arriva l'intervento dell'arbitro. Non ci sono dubbi qui, ammonizione. Ci sta tutta, ci sta tutta. Siamo abbastanza lontani dalla porta, vedremo se opterà lo stesso per la conclusione diretta. Non era facile inquadrare la porta da lì, però non ha mancato di molto il bersaglio. Conclusione velenosa, che stava per sorprendere il portiere.
Guadagna metri. Vediamo cosa fa ora. Spazzano via il pallone. Possesso palla per gli avversari. Sì, sì. C'è cambio in vista per la squadra di casa. Probabilmente l'allenatore non è soddisfatto come sono schierati in campo i suoi uomini, Pier. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Possibilità di contropiede, attenzione. Mette palla in profondità per il compagno. Palla che filtra benissimo. Decisivo quell'intervento. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Occhio al tocco in mezzo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Allontana il difensore su questo tiro. Cross in mezzo. Bravissimo il portiere sul tiro dell'attaccante. Tenta l'imbucata qui per il compagno. Ha campo a disposizione. Attenzione, occasione. Risolve con un intervento decisivo. Ci sono metri per andare. Lo vede. Intervento efficace. Palla in gioco. Partita che ha visto dominare una sola squadra, difficile possa cambiare nel finale. Azione interessante questa, attenzione. L'idea era buona, l'esecuzione molto meno, nessun problema per il portiere. Palla larga. Il tocco dentro. Palla che rimane ancora lì, pericolo. Gestisce palla alla ricerca del momento giusto. Buono il cross, attento il difensore che allontana. Ancora 5 minuti da giocare. Pallone sul fondo, si ripartirà con il portiere. Palla interessante per scavalcare la difesa. Tocco verticale interessante. Gravissimo qui l'errore dell'attaccante, a tu per tu col portiere. Forse ha avuto paura, forse l'ha colpita male, ma da lì doveva fare decisamente meglio. Sì, sì. Pallone invitante. Palla molto interessante. È un gol che difficilmente può riaprire il match, ma è comunque un segnale di atteggiamento positivo da parte della squadra. E queste le immagini del gol arrivato al termine di un possesso palla prolungato. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Siamo 3-1 e magari non finirà così. Hanno segnato, ma difficilmente potranno riaprire la gara, Stefano. Hanno approfittato di un calo di concentrazione degli avversari, che evidentemente devono sentirsi già la vittoria in pugno. Occhio, cerca l'area di rigore.
Ottima lettura di Fede. Grande prova della squadra ospite che è riuscita a trovare i tre punti fuori casa. Sapevamo del loro attacco eccezionale, lo hanno dimostrato anche oggi segnando a raffica. 3 punti meritati,